Di gioco, settima giornata, Blue Team contro Real Furbagino e Maia Verde, questi ultimi, il Blue Team in solita consueta casacca blu, 0-0 il punteggio, abbiamo appena iniziato, cambio chiamato per il Blue Team, si sveste la casacca, il loro numero 7, quindi si continua a giocare. Mettiamo il fallo laterale, quindi si prenderà correttamente dal fallo laterale perché era stato chiamato il cambio. E quindi arbitro Davide fa ripartire. Ottima giocata del laterale sinistro di Blue Team. Riparte il portiere Fabio Montanari, vediamo con un rilancio lungo a cercare Tommaso o Giuseppe Esposito, non si sa, visto che sono gemelli e sono i gemelli più uguali di tutta la terra. Manuele Esposito, lui lo conosciamo bene, una vecchia conoscenza dei tornei secato verso Felipe. Ancora con il sinistro, con il destro, scusate, l'esterno a cercare ancora Gigi Esposito che sgaloppa sulla fascia, subisce fallo da, sicuramente da cartellino giallo, consapevole il difensore che non protesta, non accenna a nessuna protesta verso l'arbitro, ammonizione netta su questo fallo. E quindi di conseguenza non c'è niente da dire a grande allungo di Gigi Esposito, su cui non può nulla il difensore, anzi probabilmente a nostro avviso anche una nota di merito per questo fallo che impedisce sicuramente un'azione molto importante, da un piede molto importante, piede che batterà ora la punizione di Mancino, ribatte sulla barriera, ancora lui sotto porta, calcia a vuoto, fa ripartire il Blue Team, però Emanuele Esposito controlla bene, cerca di difendere la palla, ma rischia di perderla, però fortunatamente riparte un gemello Esposito verso il centrocampista di cui non abbiamo il nome, Felipe da lontano, si porta la palla sul destro, cerca di calciare a porta, ci prova, grandissimo intervento che fa ripartire il Blue Team in contropiede, 2-1 nell'area di rigore avversaria, non riesce a passare il pallone, fa ripartire Emanuele Esposito, nonostante subisca un fallo l'arbitro applica la regola del vantaggio, ancora Emanuele Esposito riparte verso il fratello, in campo ben 4 Esposito su 7, fallo di mani, braccio troppo alto del difensore. Seguiamo questi ultimi minuti di telecronaca. Ci proverà da lontano Tommaso Esposito. Non ci correggono quindi è lui Tommaso, non è Giuseppe, è con un piede sotto, ma dove vai con queste punizioni, Tommy? La prossima volta cacciala di potenza, direbbe il tuo mister. Riparte il Blue Team sul laterale destro, che però incespica nel pallone, però la palla riesce ad arrivare, nonostante l'errore, al numero 6, molto mobile nel cerchio centrocampo, mentre accetta bene Felipe, rientra sul destro come suo solito, ancora a cercare Gigi Esposito, non arriva, la combotta da lontano di Peppe Esposito, grandissimo intervento all'ultimo secondo, vede arrivare il pallone di Leonardo Polisano, il portiere del Blue Team, si partirà a calcio d'angolo, seguiamo soltanto quest'ultima azione. Calcio d'angolo dei piedi, Tommaso Esposito sotto porta, palla alta, fa ripartire il Blue Team, Felipe con un campanile a centrocampo e chiudiamo qui il collegamento.